Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della rubrica Secondo me. Oggi parliamo di un gioco che non ha nulla a che vedere con questo gioco qui. Non ha niente a che vedere con questo, credetemi, niente. Stiamo parlando di questo qua, Diablo 3, il seguito ufficiale di Diablo 2. Dico solo il seguito ufficiale. Vabbè, continuiamo. La confezione è bellissima, come proprio da stile Blizzard. E niente. Questo gioco è uscito il 15 maggio 2012 ed era stato annunciato nel 2008, quindi ben 4 anni di sviluppo, se non pure di più, visto che è stato solo annunciato nel 2008, può darsi che ci stavano già lavorando. Con tempi di attesa del genere doveva uscire un super mega capolavoro. Difatti le recensioni sono state anche abbastanza buone, con un 9 di media, 8, 9 di media come voto. E niente, questo gioco qui è stato sviluppato dalla Blizzard Entertainment ed è un action RPG in un mondo horror fantasy, ed è uscito su PC, Mac ed è stato annunciato ultimamente su PS3 e PS4. Ma andiamo subito in game, così vi mostrerò meglio tutte le feature di questo gioco e vi dirò di più. Ed eccoci finalmente in game. Siamo con il nostro personaggio. Ho fatto come personaggio una maga. Eccola qua. Maga di livello 18. Riprendiamo subito la partita. Iniziamo dai pregi o dai difetti di questo gioco? Cerchiamo l'onore insieme. Vabbè, dai, iniziamo dai pregi. Ehi, signora, ho degli articoli nuovi. Dovresti darci un'occhiata. Allora, i pregi sono sicuramente la grafica, che è davvero molto carina, il doppiaggio in italiano, che è fatto veramente bene. Questa è la città, possiamo pure andarcene da qua. Sono rimasti i portali, solo che non si utilizzano più le pergamene come in Diablo 2. Un potente avversario ci fronteggia. Ok, ma vediamo subito l'inventario. Questo è l'inventario. È abbastanza in stile Diablo 2. Qui ci sono gli oggetti gialli sono oggetti rari, quelli blu, quelli magici, poi ci sono gli oggetti dei set, così via. Passiamo alle abilità, ecco questo è il menu delle abilità, che differisce di molto rispetto al menu delle abilità di Diablo 2, però devo dire che non è affatto male alla fine, sta fatto abbastanza bene. Possiamo scegliere tra delle varie abilità che abbiamo sbloccato e metterle in uno slot, praticamente. Se noi volessimo usare qualche altra abilità, dovremmo andare in questo menu e cambiarla. Ci vorrà un po' di tempo prima di poterla utilizzare l'abilità. Poi
Poi, come potete vedere, abbiamo il nostro seguace. Io mi sto portando questo templare. Facciamo qualche magia. Sta laggando un po' perché sono i server che, come sempre, vabbè, dai. Mica tanto. Avete riconosciuto la voce del mitico Claudio Moneta? Ecco, oh, questi sono tosti. Questi insettini che mettono delle nuvole di veleno. Poi un'altra novità rispetto a Diablo 2 è il fatto che quando uccidiamo dei nemici escono delle mini ampolle di vita, per cui ci possiamo caricare all'istante senza usare le pozioni. Però passiamo al lato negativo, un grandissimo lato negativo di questo gioco. Allora, principalmente io ne vedo tre di lati negativi in questo gioco. Il primo e più grande è quello che bisogna essere sempre collegati online. Questo fatto proprio non lo digerisco. Questa esolazione. Che rovina. Cosa può spingere i cultisti a commettere azioni tanto atroci? Questo fatto non lo digerisco perché si è verificato anche con SimCity, un titolo che mi piaceva molto, però sto cercando di resistere per non acquistarlo. Spero che implementino una patch per farlo giocare online, ma non ci credo più di tanto. Non so se lo prenderò un giorno, però per adesso sto cercando di resistere. Perché, dai ragazzi, va bene che siamo nel 2013 e tutti hanno una connessione internet. Però, cioè, se io volessi giocarmi un gioco che io compro e quindi il gioco è mio, io lo vorrei usare quando voglio io, dove voglio io, dappertutto. Se io sto viaggiando, sto in treno, voglio farmi una partitina al volo, non me la posso fare così. Oppure quando vado alla casa al mare, per esempio, in vacanza, mi voglio portare il portatile e vorrei giocare un po'. Non avendo internet non posso usare questi giochi. E quindi è proprio una questione che non mi va per niente. Che poi va bene per Diablo 3, che nemmeno per Diablo 3 alla fine va bene, perché anche se è improntato più sulla cooperazione, però non è la stessa cosa. Non è come SimCity, proprio hanno fatto una stronzata È colossale. impossibile. Perché si vede che SimCity è stato fatto, cioè è un gioco Sono single ferita. player, alla fine sono poche Niente da fare. le feature multiplayer. Adesso stavo morendo. Ah, grazie. Era ora. Poi, in ordine di importanza, la seconda pecca di questo gioco è il fatto che le statistiche del personaggio, cioè la forza, la destrezza, intelligenza, vitalità, crescono automaticamente in base alla classe del personaggio. Ed è una cosa che in un gioco di ruolo non dovrebbe mai esserci questa cosa qua. Cioè, a Diablo 2 io potevo scegliere se mettere 10.000 di forza e 0 l'intelligenza e fare un personaggio fortissimo ma ignorante. E questo è il bello di un gioco di ruolo, ragazzi. Cioè, che cosa mi consiste che mi dovete mettere le statistiche a vostro piacere, voi sviluppatori, e non posso metterle io? Perché avete fatto questa scelta? Non lo so, non lo capisco, questo fatto. E questa è una pecca grandissima, quasi al pari del fatto di giocare sempre online. Poi la terza pecca è questa qua, dobbiamo uscire dal gioco però.
Dobbiamo pure attendere per uscire dalla partita. La terza pecca è questa. La casa d'aste. Va bene a farmela con i soldi, con le monete d'oro del gioco. Anche se mettono dei prezzi proibitivi. Però passiamo a quella monete. Cosa che io non farò mai. Vabbè, questi sono prezzi abbastanza poco costosi, diciamo. Cioè, con questo sistema qui praticamente si incita a giocare solo per farmare, per creare oggetti e per rivenderli nell'asta. Guardate, 20 euro per una spada, ma chi se la va a comprare? Cioè, io anzi acquisto, per acquistarla subito 27 euro, ma chi se le va a comprare queste cose? 38 euro, 37. Eppure ragazzi, ci sono le persone che fanno questi acquisti, ci sono. Ci sono perché si vede subito quando uno ha un equipaggiamento super super super. E così si incrina anche il gameplay, lo stile di gioco di Diablo. Perché così praticamente uno che ha i soldi vuole la vita facile, si compra tutti gli oggetti potenti e a che cosa serve poi giocare a modalità incubo? Però vabbè, a me sinceramente di questo non è che mi interessa più di tanto, mai ho comprato qualcosa su questa casa d'asta e mai lo farò. Però rimangono le pecche grandi del sempre online e delle statistiche che lo fanno trasformare più in un gioco d'azione punto e clicca più che un gioco di ruolo. Si salvano solo le abilità per fortuna. Niente ragazzi, è per questo che io... Questo gioco, secondo me, come da titolo di rubrica, lo metto tra i non consigliati. Io non lo consiglio questo gioco, anche perché, se non sbaglio, è ancora a prezzo pieno, costa ancora 50 euro, se non sbaglio, nuovo. Non vorrei sbagliarmi, ma comunque meno di 30 euro non lo trovate nuovo, ragazzi. Usato non lo potete mai trovare perché si basa sull'account battle.net. Dovreste cercare qualcuno che si vuole vendere il proprio account. Ed è per questo che io invece di consigliare questo gioco consiglio di prendervi Torchlight 2. Un gioco che costa 16 euro. E vi dico la verità, mi ci diverto ma molto di più rispetto a questo. Secondo me il vero seguito spirituale di Diablo 2 è Torchlight 2, non questo. Anche perché ex sviluppatori di Diablo hanno fatto Torchlight 2, potete notare anche dalle musiche di quel gioco, ma non vi preoccupate che farò un secondo me anche su quello. Quindi vi consiglio di risparmiarvi 50 euro, vi comprate Torchlight 2, vi comprate una cassa di birra, dei panini e vi divertirete di più con Torchlight 2, una bella birrozza, un bel panino, piuttosto che giocare a Diablo 3, ragazzi. Queste sono solo le mie opinioni personali, eh. Infatti la rubrica si chiama Secondo Me. Siete liberi di criticare le mie opinioni. Fatemi sapere con qualche commentino. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Con questo è tutto. Ciao ciao.